Ah, che belle le orecchie, perché abbiamo un posto pazzesco. Stiamo parlando di una chiesa. Comunica con noi. Infestata. Comunica con noi con questo strumento. Dove noi abbiamo riscontrato delle energie incredibili. Siete sofferenti, state patendo? Farete in qualche modo con me. Abbiamo riscontrato probabilmente l'unione di culture differenti. Su sono stato malissimo, su e piano sopra sono stato veramente come i pazzi. Cercato di starci dentro. Non lo so, non riesco più. È anche abbastanza claustrofobico questo posto. Sì. E. Sì, poi è veramente brutto. Non respiro neanche più bene. Sei un'entità cattiva. Sì. Sì. Vuoi farci del male? Ci sono, ha detto. Mi pare di aver capito, ci sono. Cerca. Sì. Manifestati con noi. Manifestati. Siete entità che eravate seppellite in questo ex cimitero qua? Sì. Sì? Di una voce brutta. Siete sofferenti? State patendo? Volete la pace? Christian ha detto. Veramente? Christian. Posso fare qualcosa io per voi? Sì. Cosa? Guarda là, ha detto una voce femminile, guarda là, guarda là. Guarda là. Alto. Cosa? Io. Tu? Tu. Dove sei tu? Vuoi farmi spaventare? Cri. Oh! Suono. Ho sentito anch'io. Bruttissimo. Sì. Sei vicino a me, manifestati. Manifestati vicino a me. K2? Posto adesso. Sei vicino a Matteo? Sì. Quando, dall'entrata? Fatti vedere. Fatti vedere in qualche modo. È molto scomodo stare qua. Il K2, il K2, il K2, quando ho detto sto arrivando. Oh, cosa c'è? Cosa porca c'è? Puttana, vieni su per favore. Cos'è? Non mi lasciare solo. Che c'è? Ma Matteo, mi fai spaventare, che è successo? Si è mosso qualcosa, ho visto muovere qualcosa. Vicino a me. Ma... vicino a me, si è mosso qualcosa. Io, ha detto io adesso. Sì. Si funziona abbastanza vicino a me. Cosa si è mosso vicino a Matteo? È stato un suono, ma più che un suono, un movimento. Ma veramente? Sì, molto vicino a me. Parecchio vicino a me. Ha smesso di brillare. Sì. Dopo che l'ho detto. Mi provo a fare una cosa. Mettiamolo per qua sopra. Ok. Io voglio sapere chi è. Guarda che si illumina. Io voglio sapere chi è quella rappresentazione. A che cosa serve? Questa chiesa è del male? Sono state evocate anime malvagie in questa chiesa? Sì. Alto sì. Chi è che ha fatto dei rituali qua dentro? Indecifrabile. Magari per riuscire a sentirlo bene in cuffia. Puoi dire il mio nome? Puoi dire il mio nome? Cosa ho detto, no? No.
Ma più che altro io ho sentito un barso brutto. Anch'io. Prima del no. Anch'io. Allora. Aiutami. Aiuta chi? Chi è che ha bisogno di aiuto? Qua adesso. Qua adesso. C'è bisogno di aiuto qua e adesso? Qua. Come? Fuori. Brutto. Fuori, è vero. L'ha detto. Sei vicino Matteo? Vuoi andare vicino Matteo? Ci vuoi lasciare detto qualcosa? Facci capire, vuoi che andiamo via? Io prima di andare via voglio capire chi è quello. Chi è, cosa fa e che cosa serve? Puoi dirlo? Sì, dillo. Madonna, che voce brutta. Però potrebbe essere un nome. Io ho chiesto chi era, del tipo Croce. Vedi di nuovo quella voce? Sì. È un demone quella figura? Sì. E come si chiama? Sento un odore da sotto. È un demone, uno spirito maledetto, che cos'è? È un demone evocato qua? Sì. Ed è malvagio? È malvagio? No. No, no. Non. Corre anche l'aria fredda qua in faccia, forte. Rumore. Da sopra, tipo tum, ma è abbastanza chiaro, sai? Sì, un sì. Tonfo. Sì, tu non hai sentito? Non ho sentito niente, te lo giuro. Vogliamo andare di nuovo a vedere? Io direi che possiamo anche andarcene. Sì. Ma possiamo andare via? Possiamo andare via o vuoi che rimaniamo qua? Andate. Andate. E qua chi rimane se noi andiamo via? Potete fare qualcosa per farci andare via? Ho sentito un campanello, però devo andare laggiù in fondo. Campanello? Un campanello. Stai suonando? Sì! Stai suonando delle dei campanelli? Siete più demoni qua? Sì. Siete tanti demoni? Sono stanchissimo. Una stanchezza addosso tossica. Anch'io sono stanco, vabbè. Via. Buono. Ma sai che sensazione ho, Matte? È come se mi avessero. Sì che è tardi. Però è come se mi avessero prosciugato le energie. Ho le gambe molli, mi sento proprio stanco. Stanco. Distrutto. Uguale. Uguale. Identica sensazione. Anche se io ce l'avevo già su questa sensazione.
Sì. Su sono stato malissimo. Su e piano sopra io sono stato veramente come i pazzi. Cercato di starci dentro. Non lo so, non riesco più. È anche abbastanza claustrofobico questo posto. Sì. E. Sì, quello è veramente bello. Non respiro neanche più bene, ascolti. Io ritiro un po' la roba. Ce la possiamo andare. Sì. Io e Matte siamo sfatti. È tardi, qualcosa ha prosciugato le nostre energie, oltre al fatto che Matte stava anche un po' delirando prima. E quindi abbiamo optato e deciso di chiuderla qua. Analizzeremo tutto dopo, un po' di risposte sicuramente ce ne sono state, ma non siamo più nelle condizioni di andare avanti. Ha riservato tantissime cose strane questa indagine, e quello che posso dire è che ci sono delle energie, sicuramente non positive ma negative, che stanno ciucciando e assorbendo le nostre energie. Quindi io, raga, la chiuderei qua e ci vediamo in un prossimo video. Raga, se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale e soprattutto condividetelo.